con Lorenza Foschini, TV, radio, Renzo Arbore, Partito Socialista, Craxi, insomma di tutto e di più. Sì. Però siamo a Nocera, che è una delle sì, sì, infatti c'era anche un libro, che no, lei, due libri. Tradotto. Io ricordavo, avevo preso degli appunti, sì, come l'ultimo suo, e poi c'era il primo, almeno quello che vi ricordo, Inchiesta sui misteri di fine. Era legato alla mia trasmissione. Ecco, esattamente. Allora, innanzitutto brevemente, sì, noi abbiamo fatto un accenno rapido, chi è? Lei oggi. Ah, io pensavo Cacciopoli. Dopo. Io sono una giornalista e non è poco. Non è poco. Essere giornalisti vuol dire essere curiosi, attratti da qualunque cosa del nuovo, ma anche del passato, come Lucera, che è questa città piena di memorie meravigliose. E quindi io sono nata giornalista e rimarrò tutta la vita a questo. Poi, dopodiché, scrivo e faccio delle ricerche e faccio anche dei libri. Bene, qualche passaggio un po' particolare su questo personaggio, molto amato dai napoletani. Perché? Renato Cacciopoli è un genio, uno dei grandi, forse più grandi geni matematici del Novecento. In più era un uomo molto bello, poliglotta, affascinante, parlava molte lingue, coltissimo, spiritoso, sarcastico, ma soprattutto un genio. E per la città di Napoli è stato un punto di riferimento, durante il fascismo, perché è stato spiato, rinchiuso in un manicomio, controllato, ma lui non ha mai rinunciato all'ideale a cui si è ispirato tutta la vita, che era la libertà. Anche dopo, con i regimi, diciamo, democristiani, di Scelba, è stato sempre, sempre pedinato, veniva impedito di andare ai congressi internazionali, e nonostante tutto questo, nonostante una vita così, diciamo, costretta tra virgolette dal mondo esterno, quest'uomo è riuscito a colpire profondamente la scienza internazionale e nel caso specifico la mia città, che è Napoli. Il rapporto con la famiglia di Cacciopoli? Mio? No, suo. Sì, perché mia madre si chiama Isabella Cacciopoli ed era chiaramente una parente alla lontana di Renato Cacciopoli. Mio nonno è vissuto a casa di Cacciopoli quando Renato era nato, poi se leggerete il libro scoprirete perché io ho cercato con questo libro di sanare, appunto, come giustamente diceva lei, una ferita all'interno della mia famiglia. Se dovesse votare oggi Cacciopoli, quale partito? Ma Cacciopoli potrebbe... non credo che voterebbe. Cacciopoli era nipote di Bakunin, anarchico, principe russo anarchico, e lui era un libertario. È stato sempre vicino al Partito Comunista, ma non ha mai preso la tessera, perché era un uomo che amava la libertà. Io non so, non posso mettermi nei panni, posso solo dirvi che l'unico distintivo che portava, anche se un po' nascosto all'occhiello, era quello di partigiano della pace. E quindi io penso che più che nei partiti classici ci sarebbe stato impegnato come allora in questo. Ecco, sicuramente si termina un libro, ma ci sarà sicuramente già qualcosa in programma, non si dice, lo sappiamo. Ci fermiamo qui? No, non è questo, è che quando io ho presentato il mio libro a Napoli, all'Istituto di Studi Filosofici, sono arrivate tante mie compagne di scuola che mi hanno detto: tu a scuola dicevi che volevi scrivere un libro su Cacciopoli, sono passati decine di anni, ci sono finalmente riuscita. A questo punto mi voglio godere questo momento. Chiudiamo, lei parla tanto bene di Lucera, c'è già stata o come la conosce? Ma Lucera è famosa nel mondo, il faro che illumina questa città è quello di Federico II Hesthaufen. Lucera è in Puglia, ma è stata un centro dell'Europa e della civiltà occidentale. Come faccio a non parlarne bene? Io sono laureata in storia moderna e contemporanea, amo la storia, Lucera l'avevo già vista, è una delle città più belle che abbia mai visto. Come potrei? Ma quello che vorrei dire, ma voi lo sapete benissimo, è che Lucera non è Puglia, Lucera è Europa. Grazie a Federico II. Grazie.